questa allegria. Rocco Chinnici, mio papà. Come mi piaceva il buongiorno di papà. Quando talvolta accadeva che fossi già sveglia, rimanevo ferma, immobile, facendo finta ancora di dormire, perché era troppo bello sentire papà che si avvicinava al mio lettino avvolto dal profumo del caffè e sentire la sua mano grande sulla mia testa e vedere il suo sorriso buono nella luce del mattino. Sostava qualche istante, scambiava qualche parola incoraggiandoci a non poltrire a letto e poi una carezza, un bacio sulla fronte e via. Lo sentivamo allontanarsi lungo il corridoio e poi richiudere la porta alle sue spalle. Tra noi fratelli non ci sono mai state invidie, perché ciascuno sapeva di avere un posto preciso nel cuore di papà. Una carcerata aveva con sé la sua bambina in carcere, e che papà spesso portava Elvira e una compagnetta sua più o meno della stessa età perché potessero giocare con lei. Avevo solo 14 anni, ma me lo ricordo bene, perché morirono 5 persone e fu uno dei più cruenti regolamenti di conto di Cosa Nostra. A papà fu affidato il processo e così cominciò a occuparsi di mafia. Avevo desiderato fin da bambina fare il magistrato come te e ora dovevo farcela a tutti i costi. Arriva Paolo Borsellino. Aveva 35 anni, papà 50, ma diventarono subito amici. Uscì tra gli ultimi. Stremata. Tu mi guardasti con gli occhi pieni di commozione, senza dire nulla, esausto, come me. Lui amava i giovani, spesso si intratteneva coi nostri amici a chiacchierare perché voleva capire il loro punto di vista. Cultura è libertà, non si stancava di ripeterlo. Brava Caterina! Tutto questo non riguardasse direttamente i cittadini, ma solo le aule del tribunale. Ma anche lì la parola mafia non si poteva pronunciare. Conobbi così Giovanni Falcone. Guarda! Che cosa succede davanti ai tuoi occhi? E tu cosa fai? Niente, non fai proprio niente. Aspetti qualcuno che agisca per te. Niente, non succede niente. Se tutta la gente sarà indifferente al marcio che c'è. Non voglio più gente che muoia per niente, ma voglio giustizia e legalità. Forse nasce così il primo pool antimafia, in un angolo del corridoio contro una finestra. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sono state un grandissimo dono nella vita di papà, privata e professionale. 1970, Mauro De Mauro, Pietro Scaglione, ucciso dai colpi di una calibro 9. Gaetano Costa, 3 colpi di pistola alle spalle, 1978. Peppino Impastato, il 25 settembre 1979, alle 8 del mattino, mentre andava in tribunale, fu ucciso il magistrato Cesare Terranova, Trapani.
sparano a Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Nel 1980 iniziarono le prime minacce. A noi diceva che era un periodo transitorio e che tutto sarebbe tornato alla normalità. Avevamo un presidio delle forze dell'ordine sotto casa. E quando gli fu tolto, perché gli fu tolto, iniziò a salutarci nell'androne. Fino alla fine papà ha cercato la leggerezza soprattutto per noi. Ricordo che a un certo punto arrivò un pacco dal ministero. Era un kit completo di sicurezza. Gilet impermeabile e borsa di pelle. Tutti antiproiettile, cioè schermati da lamine di metallo. Quando ha aperto il pacco eravamo tutti insieme seduti in salotto. E papà l'ha indossato e noi siamo scoppiati a ridere. A crepapelle, era gigantesco, era pesantissimo. Ha preparato il caffè come ogni mattina. Lo ha portato a Giovanni ed Elvira. E poi è sceso per le scale come al solito. I miei fratelli hanno sentito tutto. Il suo buongiorno, il profumo del caffè, i suoi passi lungo il corridoio allontanarsi e la porta richiudersi alle sue spalle per l'ultima volta. Senza tovasi, senza tua carizza, senza te vicino a mia. Senza tovasi, senza tua carizza, senza te vicino. Sto caffè a così dolce. Quando mo portavi tu, sto caffè a così dolce, dolce come a tia. Sto caffè a così dolce, ora amaro troppo assai, ora lasciamo campastati veleno. Senza te vicino.